A voi amici che ci seguite da tutto il mondo, a nome di Rai 1 e a nome dell'Antoniano vi ringrazio per aver scelto di passare questa serata domenicale con noi. Io sono certo che non ve ne pentirete, perché seguire lo Zecchino d'Oro è come fare una cura ricostituente, disintossicante, come fare un'iniezione di giovinezza. Sono passati 30 anni dal primo Zecchino d'Oro e tutto è rimasto uguale come allora. Sono cambiate, tutto nel mondo è cambiato, ci sono state guerre, rivoluzioni, l'uomo è andato sulla luna, la terra ha fatto più di 11.000 giri qui allo Zecchino d'Oro, è tutto come allora. 12 canzoni, gli stessi bambini che arrivano da varie regioni d'Italia e da alcune nazioni del mondo che le canteranno, sempre gli stessi. La stessa giuria che giudicherà queste canzoni e dirà quale merita lo Zecchino d'Oro 1988. E eccolo là, la colonna sonora della trasmissione, il grande piccolo coro dell'Antoniano. Non sono cresciuti di un centimetro, non sono invecchiati di un giorno. Sempre quelli, sempre uguali, così come non è cresciuta né invecchiata lei, la simpaticissima Marielle, la meravigliosa, come l'ha definita un critico. Marielle, è tutto pronto per iniziare lo Zecchino. Io quest'anno mi sono preso quattro aiutanti, quattro come il barone di Munchausen. Eccoli qua, venite di corsa, perché il nostro regista Adolfo Lippi è già pronto in cabina di pilotaggio per far partire l'aereo. Allora, lui ha detto alle pubbliche relazioni, come ti chiami? Plamen. Plamen, lui è un bambino bulgaro che vive da 2 anni a Roma, ha imparato il romanesco e ha dimenticato il bulgaro. Al tuo posto, lei Chiara ha detto ai microfoni a portare qualche regalo se c'è. Lei, se abbiamo tempo, ci farà ascoltare delle sue storie meravigliose che sa raccontare benissimo. Si chiama, si chiama Roberta ed Gallese. È gallese, l'ha detto lei, gallese. Sapete dov'è? Come, cosa sono i gallesi? Dove vivono? Galluresi magari, forse. Questo è un po' troppo... Un po' troppo cosa? Un po' troppo difficilino. Dire gallurese? No, dire gallurese no, però sapere dove abitano... E vabbè, lei lo sa, tu non lo sai dove abiti, lui è Alessandro ed è l'allievo presentatore. Io ho deciso di finire di presentare lo Zecchino d'Oro alla 100ª puntata. Lui sta seguendo perché nel 2050 toccherà a lui. Senti Alessandro, ma non hai qualcosa di più serio che fare il presentatore? Ci dovrò pensare, per adesso mi interessa questo. Vabbè, allora, ok, tu mettiti là, è un saggio Alessandro. Io lo consiglio di cercare qualche cosa di meglio. Poi abbiamo qui la nostra hostess, la dolce sorridente Stefania, che, dato che siamo già in volo, ci dirà qual è il primo bambino e il titolo della prima canzone. Coraggio. Antonio Masala canta, ma lui non sa che io lo so. Antonio Masala arriva dalla Sardegna. Tutti ai vostri posti, bambini.
Eccolo qua, Antonio, questo è il tuo posto. Antonio, dove sei nato? Dove abiti? A Osilo. Me l'ha detto finalmente, 3 giorni che cercavo di saperlo, finalmente me lo ha detto. Antonio canta la prima canzone, ecco la microfonista che fa il suo, era già a posto prima, no? Va bene così? Sei pronto Antonio? Sì. Via con la prima canzone, vai! Bravissimo Antonio, saluti a Osilo. Sento che c'è qualcosa che non va nel piccolo coro. Io lo so qual è il problema, molti hanno telefonato, molti bambini hanno detto ma allora Marco e Stefania, riesci a farli tornare Marco e Stefania? Sono ancora qui. Però bambini non preoccupatevi, facciamoli vedere, non preoccupatevi perché mi sono interessato e ho telefonato a un vecchio collega mago. Chi non ha visto la trasmissione ieri non sa cosa è successo. Ho voluto riprovare a fare il mago. Ho preso 2 bambini e li ho trasformati in questi bellissimi cavallini Falabella. E poi non sono più riuscito a fare la magia di ritorno. Ho telefonato a un collega e mi ha detto che per poterli far tornare come allora ci vuole il mantello di allora. Ho mandato a prenderlo, speriamo che arrivi in tempo. Comunque bambini che avete telefonato, state tranquilli che ritorneranno Marco e Stefania. Anche però, in fondo così stanno benissimo, io direi. Stefania, chi viene adesso? Lena Untamala canta Il Folletto Bianco. Ecco, arriva Lena dalla Finlandia. Non siamo riusciti a capirci in questi giorni. Lei è riuscita a imparare l'italiano soltanto
delle parole, delle canzoni che le ha detto Marielle. Però attraverso i suoi occhi abbiamo saputo tutto di lei. Lei viene dalla Finlandia, vive vicino a un lago incantato dove lei d'inverno va a pattinare e in estate fa i bagni. Ce l'ha portato un pochino appunto nei suoi occhi. Adesso ci canta la canzone della sua terra che si intitola, l'avete già sentito, Il Folletto Bianco. Molkopa tahtoi lumiukon laittaa parkki paikan päälle juu. Hei kikkara käkkere lumiukon laittaa parkki paikan päälle juu. Hei kikkara käkkere lumiukon laittaa parkki paikan päälle dalla Finlandia. Ciao Lena, Stefania a te. Ti arriva adesso Stefania? Elena Polito canta Filastrocche e Tiritere. Ecco, se Lena ci ha portato la dolcezza dei laghi di Finlandia, Elena ci porta il sole, la gioia di vivere del Golfo di Napoli, perché Elena arriva da dove? Da Castellammare di Stabia. Castellammare di Stabia, la perla del Golfo di Napoli. La perla anche perché c'è nata Elena, che è venuta qui a cantarci quale canzone? Filastrocche e Tiritere. Filastrocche e Tiritere. Vai. Thank you.
Cosa ti porti via da Bologna? Cosa vorresti portarti? Un vestitino. Un vestitino, ma ne avrai finché vuoi e avrai anche tutti questi applausi che hai ricevuto adesso. Tutti a Castellammare di Stabia. Oh. Io non ho ancora detto che cosa sta succedendo questa sera, perché io immagino che voi ormai sappiate già tutto, però questa sera siamo anche in Mondovisione, ci vedono da tutto il mondo e per dare tempo agli amici di prepararsi, è una sorpresa che vedrete tra poco, vi ricordo che questa sera stiamo ascoltando le 6 canzoni dello Zecchino d'Oro che sono andate in finale, 3 italiane e 3 straniere, perché ci sono già state 2 serate, la serata delle canzoni italiane e quella delle canzoni straniere. Le ascoltiamo alternate. Ecco, sono pronti? Sono stati velocissimi? Ho un grande piacere. All'Antoniano non c'è soltanto canzonette, c'è anche musica seria, la grande musica, come si dice. E questa sera abbiamo con noi il Suzuki Center di Torino, l'orchestra del Suzuki Center. Sono 35 ragazzi che tra poco ascolterete, 35 ragazzi dai 7 ai 13 anni che suonano in un modo splendido. Vi faranno ascoltare un movimento dal concerto in La di Vivaldi. Eccoli a voi. Thank you.
Bravi, bravi, aiutatemi a dire bravi. Bravi, bravi a voi, ai vostri genitori, al vostro maestro Mosca, alla città di Torino che ha saputo esprimere un complesso come il vostro. Se in ogni città d'Italia ci fosse un Suzuki Center, l'Italia almeno musicalmente sarebbe un paese veramente felice. Bambini, io interromperei lo zecchino d'oro per ascoltarvi ancora. Vi dico ancora bravi, bravi, bravi. E ritenetevi invitati per il prossimo premio Mozart, perché qui all'Antoniano ci si occupa non soltanto di canzonette, ma anche di grande musica. Quest'anno è stato il primo premio Mozart, abbiamo avuto qui a Bologna piccoli musicisti da tutto il mondo. L'anno prossimo l'Antoniano vi invita con Gardaland e il Comune di Verona a Verona, dove ci sarà il secondo premio Mozart, e invita tutti i bambini d'Italia che siano bravi come questi nostri amici del Suzuki Center, che salutiamo ancora con un grandissimo applauso. Ciao bambini, andate pure, perché ritorna adesso il piccolo coro, perché noi dobbiamo ascoltare la quarta canzone, Stefania. Carla Gasò Codinac canta Un maggiolino speciale. Se lo meritano proprio l'applauso questi bambini, straordinari, straordinari. E allora eccoci qua con questa bella bambina, siamo in Spagna, arriva da Barcellona e ci fa ascoltare la seconda canzone tra le sei canzoni straniere che sono arrivate in finale. Cosa vuoi portarti via da Bologna tu, quando vai in Spagna? Da tortellini. Tortellini, perché in Spagna niente tortellini, non avete tortellini? Sì. Ah, ce li avete? E allora perché te li vuoi portare via da Bologna? E i poveri bolognesi... Marielle, lei crede che in Spagna abbiano i tortellini? Non ci giurerei mica tanto. Facci ascoltare la tua canzone e troverai un cesto così di tortellini bolognesi. Ah. Bye.
torniamo in Italia con la canzone. Rosalba Labile e Carla Tomolini cantano Cane e Gatto. Eccole qua, di corsa, vediamo chi arriva prima quest'oggi. Eccolo qui, Rino Taranto abbiamo. Lei è di Taranto, si vede, guardate gli occhi e c'è tutto il mare, il mare straordinario della sua terra, mentre negli occhi di questa bambina che si chiama... Carla. Carla, c'è già un presentimento. Che è successo? Se ti puoi cantare così, eh? Perché sto microfono continua a andare su. Mi fai dispetti. Abbiamo la microfonista che non funziona mica tanto bene. Stavo dicendo che nei suoi occhi c'è il mare di Taranto, nei suoi si sentono già le nevi vicino delle Alpi, perché lei è di Brescia. Brescia, Taranto, tuo nome? Rosalba. Rosalba, la canzone è un maggiolino, no, ma nemmeno per sogno. La canzone è Cane e Gatto. Marco Stefania, buone notizie, sta per arrivare il mantello. Potrò farla sta magia. State calmi, state tranquilli, sentiamo adesso l'ultima canzone e poi forse voi dite che ce la faccio. Ce la farò col mantello, tutto è permesso. Tocca a Stefania dirci il titolo dell'ultima canzone. Pablo Vidal canta Noi, Noi, Noi. Eccolo Pablo. Arriva Pablo dall'Uruguay, un pochino, ecco così, Pablo arriva dall'Uruguay e oggi possiamo toglierci la soddisfazione di salutare gli amici. Pablo, hai amici in Uruguay? Siamo in Mondovisione, guardali là e salutali. Come si chiamano? Jimena, Jimena, Letizia, Gabriele e Bernardo. Jimena, Letizia, va bene. Saluti anche da parte nostra. Tu cosa ti porti via da Bologna? Voleva portarsi via la Torre degli Asinelli. Io credo che non siano d'accordo i bolognesi.
l'ultima canzone in gara. Noi, noi, noi. Ascoltate tutte e sei le canzoni e adesso cosa? Sta arrivando il mantello. Alessandro, grazie. Ce la faremo questa volta. Voi intanto portate i cavallini. Ce la faremo, Alessandro? Ce la fai tu, magari. Ti ringrazio tanto. Sono abbastanza emozionato di rimettermi questo glorioso mantello. Eccomi qua. Sono tornato il Mago Zurlì, il mio destino. Oh, grazie. Chiara, come va Marco? Com'è andata? Bene? Ma guarda, sei bellissimo anche così e quasi quasi io ti lascerei così. E anche tu, Stefania. Vabbè che le treccioline non ce le hai. Adesso, mi raccomando, aiutatemi anche voi. Concentratevi. Uno. Due. E tre. Oh, cielo! Ci sono riuscito. Meno male, come va? Come va, Marco? Come va? Bene. Oh. Ecco, ecco sì. La magia aveva fatto sparire pure il microfono. Senti, come va? Ieri sera mi hanno detto che vi hanno dato da mangiare della biada. È vero? Era buona la biada? Sì. Sì.
però sono meglio i tortellini, vero? Allora, bambini, Marielle, per fortuna, glieli riporto, riprendete il i vostri posti. Ah. Però sto mantello funziona sempre, devo dire. Oh. Mi piacerebbe farne tante magie così, con questo mantello. E ce ne sarebbe una soprattutto che vorrei poter fare, ma è molto difficile. Voi sapete che da qualche anno l'UNICEF ci fa l'alto onore di patrocinare la nostra manifestazione ed è grazie alla nostra manifestazione, allo Zecchino d'Oro che arriva in tutto il mondo, che l'UNICEF dice a tutti: aiutate i bambini di tutto il mondo, perché aiutate l'UNICEF, perché l'UNICEF aiuta i bambini di tutto il mondo. Io, per farvi arrivare meglio questo messaggio, abbiamo fatto venire qui i conduttori delle trasmissioni che i vostri bambini, mamme e genitori italiani, seguono per tutta la settimana. Io li vorrei qua, oppure forse volete che venga io da voi? No, venite qua, che è più bello e più giusto. Voi sapete che da anni Rai 1 segue una programmazione particolarmente dedicata ai bambini. Ogni giorno della settimana un'ora e mezza di trasmissione è dedicata ai bambini da Rai 1. Voi, i vostri bambini, vanno subito riconosciuti, sono loro, sono quelli che conducono Big e il sabato dello Zecchino. Ecco, io vorrei in questo momento ringraziarli non come conduttore dello Zecchino d'Oro, ma come papà, perché è molto difficile avere alla televisione un programma dedicato squisitamente ai bambini. È difficile oggi lasciare dei bambini davanti alla televisione da soli, perché può arrivare attraverso il video qualunque cosa e a qualunque ora. Beh, quando voi vedete questi visi, mamme, papà, state tranquilli, perché in quel momento ci sono dei programmi sani, belli, sinceri, sereni, e questo è il più grande grazie che io possa dare ai nostri amici. Accino Tortorella, io a nome di tutti i conduttori della trasmissione, ragazzi, ti vogliamo ringraziare, perché se noi siamo qua, carocino, è perché tu ci hai insegnato a... Vabbè, adesso non facciamo... Grazie, grazie. Io... Ecco, allora, a tutti voi un disco con le canzoni dello Zecchino d'Oro. E poi voglio una frase da voi. Ecco, abbiamo questa sera un pubblico che non è il consueto, non è quello del pomeriggio. Ci sono i papà che sono finalmente tranquilli e sereni a casa, la loro squadra mi auguro che abbia vinto. E allora facciamo un po' di pubblicità ai loro programmi, che se lo meritano. Volete dire a queste mamme perché i loro figli devono vedere la vostra trasmissione? Cominciamo da... Didi Leoni, allora io direi... Didi Leoni, di Il Sabato dello Zecchino. Io direi che innanzitutto per il nostro concorso e poi per un grande amico dei bambini, anche dei grandi, che è Topo Gigio. Topo Gigio in... beh, non l'abbiamo ancora visto, ci sarà tra poco. Ci sarà a partire da sabato prossimo. Tanti auguri al carissimo Topo Gigio. Tu? Io invece voglio dire che Il Sabato dello Zecchino lo devono vedere tutte le famiglie, perché il sabato, il fantastico del sabato, comincia alle 17. Non c'è qua nonna Ave, che ci sarà sabato prossimo, che saluto, abbraccio e vi dico modestamente: Agus, non perdete Il Sabato dello Zecchino. E poi abbiamo Giorgia Pini, Big. Io dico Big perché tanta informazione, abbiamo addirittura un notiziario per i ragazzi e tantissimi argomenti, mille curiosità per tutti. Giorgia Passeri di Big. Anch'io, perché propongo un personaggio per i bambini di oggi, che è Calimero, ma che è stato anche un grossissimo eroe per i genitori di ieri. Ciao a tutti da Geggia, sempre Big. Io invece parlo con Paperino a Big. Presento i cartoni animati della Walt Disney e conduco il gioco Su e Giù per l'Europa, dove si vincono tantissimi premi.
Emilio Levi, ciao. Allora, a Big tanta musica, avventura, tutte le cose belle. Genitori, abbiate fiducia nei vostri figli, se lo meritano. Grazie ragazzi, e tutti insieme allora ricordiamo ancora l'UNICEF, amici di tutto il mondo, ve lo diciamo tutti noi che seguiamo su Rai 1, che creiamo la TV dei ragazzi, vi diciamo: aiutate l'UNICEF in tutto il mondo, perché l'UNICEF aiuta i bambini di tutto il mondo, i bambini che soffrono questa vita. Ciao, arrivederci. E adesso facciamo un tuffo nel passato. Una delle canzoni più belle dello Zecchino d'Oro è il Passerotto, ve la ricordate? Il titolo esatto era La giacca rotta, però è stata fatta diventare celebre come Il Passerotto da Richetto, che se in questo momento ci sta guardando io saluto. Lo dedichiamo a Richetto e tutti gli altri personaggi dello Zecchino d'Oro. Su coreografia di Fabio Gallo, eccovi mamme, nonne, un altro tuffo nel passato con Il Passerotto. Grazie Fabio Gallo, il coreografo e ballerino che è stato il coreografo di tutti i balletti di questo Zecchino d'Oro. E vuoi tu presentare i tuoi colleghi? Certamente, Toni Candeloro, sono giovanissime stelle del mondo del balletto e dato che sono a livello internazionale ormai abbiamo pensato di proporle a tutti i bambini del mondo. E Cristina? Ciao. Jeruzelski. Un pensiero per i bambini. I say hello to all the children. Grazie e complimenti.
Marielle, dove è andata Marielle? Dove è sparita Marielle? Marielle, Marielle, tocca a voi. Voi sapete chi ci ha seguito nelle prime due giornate dello Zecchino d'Oro, lo sa. Il piccolo coro compie quest'anno 25 anni, non si direbbe perché sembrano dei bambinetti, 25 anni. Ieri c'è stata una festa straordinaria con una torta meravigliosa che hanno fatto fuori in 3 minuti e 12 secondi. Quest'oggi, per tutti gli amici di tutto il mondo che ci stanno seguendo, una novità assoluta. Marielle. Vi riproponiamo quella che avete ascoltato come sigla e l'abbiamo scelta proprio perché in un certo senso si può dire che uno degli autori è un bambino. Sì, infatti è stata composta la canzone che sentirete adesso da un bambino di 7 anni, Viktor Kirillov, scusate, Chuchkov, oltretutto è il figlio di un carissimo amico che saluto, che ci sta guardando dalla Bulgaria, Viktor Chuchkov, il figlio, il padre anche lui. Ho fatto confusione, figurati, a quest'ora io sarebbe strano se non la facessi. Viktor Chuchkov non ha più 7 anni, ma questo pezzo l'ha scritto quando aveva 7 anni. Beh, questo l'avevo detto. Ecco, adesso comunque riascoltiamolo e diamo l'appuntamento a tutti gli amici di Bulgaria e di Polonia, perché tra qualche mese il piccolo coro ritornerà. Il piccolo coro è stato in tutto il mondo. E però il primo appuntamento cui tengo molto anch'io è quello che avrà il piccolo coro ad Avellino l'11 dicembre per la fondazione Flora Baccari, che è una fondazione straordinaria, un'opera altamente meritoria per un centro di handicappati, un centro sportivo e di rieducazione. Allora, il titolo? Il coro del creato. Il coro del creato, parole di Luciano Beretta.
bravi, 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 bravi. E bravissima Marielle, che ieri ha ricevuto la prima medaglia d'oro tra quelle che sono state coniate appositamente dalla Zecca Italiana per il 25esimo del piccolo coro dell'Antoniano. Io mi auguro che fra 25 ci sia un francobollo a ricordare il 50esimo dell'Antoniano, del piccolo coro. Grazie Marielle, ancora a lei. E oh, lo Zecchino d'Oro è una rassegna di canzoni per i bambini, non una rassegna di piccoli cantanti. Per cui lo Zecchino d'Oro questa sera andrà alla canzone che vincerà. Sono 6 le canzoni che avete ascoltato, ce n'erano 12, 6 sono state eliminate da giurie terribilissime, severissime. Ma noi questi bambini vogliamo presentarveli lo stesso. Adesso vorrei chiamarli qui uno ad uno. Il bambino che ha cantato la prima canzone che non è stata votata, e cioè Canzone Blu. Eccolo qua, sono 2. Guardateli, guardate questi bambini che arrivavano da... Di dove sei tu? Di dove sei? Di Sanstino di Livenza, 2 passi da Venezia. Ma non ce l'ha Venezia nel suo viso. Guardatela, amici di tutto il mondo. Guardate che belle le venezianine. E lui, questo giovanottone, di dove sei tu? Di Roma. Di Roma. E ti chiami? Massimiliano. Massimiliano di Roma con la venezianina. Vi fanno ascoltare un pezzettino della canzone. Il canzone blu. Ma si può bocciare una canzone bella così? Ma come si fa? Erano proprio matti quelli della giuria l'altro giorno, eh? Tu che ne dici? È vero? E si può bocciare una canzone cantata da una bella bambina come Cecilia, che sta arrivando qua? Cecilia, vieni su. Ma si può? Microfonista a posto. Cecilia arriva dal Brasile, dalla magica terra di Bahia. In questo momento ti stanno guardando anche da Bahia. Vuoi salutarli? Non ci capiamo per niente. Di ciao a tutti gli amici e facci ascoltare questa bellissima canzone che ci era arrivata dal Brasile. Il titolo è Balance. Lavoro per tutto il piccolo coro.
Ciao Cecilia, porta un braccio grande così a Bahia. E poi hanno bocciato la canzone di questi due bambini che stanno arrivando. Come si intitolava la loro canzone, Stefania? Papà non fumare. Papà non fumare, pensate un po'. Bocciare una canzone così. Purtroppo in casa mia i miei bambini non possono cantarla questa canzone, mi sarebbe molto piaciuto, non possono cantarla perché in casa mia io non fumo, mia moglie invece sì. Autori per l'anno prossimo fate mamma non fumare. E non fumate nemmeno nonni, zie e parenti rari. Pensate che bella canzone, la cantava sto bambino che si chiama? Come ti chiami? Danilo. E insieme... Di dove sei Danilo? Di Bari. Di Bari insieme a? A Catanzaro. Ti chiami Catanzaro? No, Cristina. Cristina di Catanzaro. Riascoltiamola questa canzone. Sono arrivate dalla Bulgaria, si chiamano, come ti chiami? Boriana. Boriana e? Eva. Eva, la canzone come si intitolava? Come si intitola? Sogno di un giardino di mezza estate. Sogno di un giardino di mezza estate, gliel'hanno bocciata. Cantatela bene almeno questo pezzettino perché in Bulgaria tutti vi stanno guardando. Lei non ha capito niente, ha il suo sguardo perduto nelle nuvole. No, no, andava bene così. Eh sì, ma deve guadagnarsi il pane. Siete pronte? Vai! Boriana, si lasciano, avevano espresso un desiderio, portarsi dall'Italia dei mandarini e degli aranci che ricordassero il sole della nostra terra, perché in Bulgaria abbiamo scoperto mandarini e aranci non ce ne sono. Guardate là, andateli a prendere, tutti per voi. Ecco. Oh, Boriana e Eva, non l'hanno capito. Boriana e Eva, qual è il titolo della prossima canzone? Nettuno né Turbino. Nettuno né Turbino, anche questa era una canzone con parole bellissime, molto belle, da meditare, e la cantava questo simpatico giovanotto che viene da? Campo Calabro, provincia di Reggio Calabria. Da Campo Calabro, provincia di Reggio Calabria, capito? E gli hanno bocciato la canzone. E vabbè,
sono fatti così. Arrivava dalla Svizzera, da un bellissimo paese della Svizzera che si chiama? Solothurn. Solothurn, e cantava la canzone, Stefania? La storia del fiume. E l'hanno bocciata pure questa, l'hanno bocciata. Però la riascoltiamo lo stesso, dai. Ciao. Oh. Voi quale di queste canzoni avreste premiato? Quale? Quale vi è spiaciuto che non sia andata in finale? La storia del fiume. La storia del fiume. Tu? Balancé. Balancé. Oh, ragazzi, nessuno vi proibisce di cantarle, eh? Anche se non sono entrate in finale, potete cantare tranquillamente, anzi, con più soddisfazione ancora. E adesso... Non muovetevi di lì perché c'è un numero veramente straordinario. Prima di passare al momento della votazione, facciamo un salto nella fantasia. Abbiamo un grandissimo artista che ritorna con noi ed è Arturo Brachetti. Vorrei raccontarvi questa sera una storia molto antica, nascosta nelle pieghe delle mie dita. Accadde molti secoli or sono, il cielo si oscurò e Noè chiamò a sé tutti gli animali. Thank you.
Straordinario, Arturo Brachetti. E adesso, bambini, tocca a voi in modo particolare, ma soprattutto tocca agli amici della giuria che qui convenuti da tutta Italia daranno il giudizio che interessa soltanto, esclusivamente agli autori delle canzoni, non certo ai bambini. Allora, il voto va dal 6 al 10, dipende da voi. Lo Zecchino d'Oro 1988. Prima canzone al giudizio della giuria, Stefania. Ma lui non sa che io lo so. Allora, tocca a voi bambini, cominciamo da questa fila e la prima volta dite anche il vostro nome, così almeno gli autori sanno con chi devono prendersela. Alzate le palette. Allora, tu di il tuo nome. Fernando. Come? Fernando. Fernando 10. Stefano. Stefano 8. Armin. Armin 8. Federico. Federico 9. Martina. Martina 7. Cristian. Cristian 8. Valentina. Valentina 8. Marianna. Marianna 7. Giù le palette, a voi vi presento dopo, tirate su le vostre palette, forza. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 9. 9. Seconda canzone, Stefania. Il folletto bianco.
Allora cominciate voi, dalla prima fila, di' il tuo nome. Maurizio. Maurizio, 8. Giorgia. Giorgia, 10. Stefania. Stefania, 9. Paolo. Paolo, 9. Vanessa. Vanessa, 9. Cristiana. Cristiana, 8. Andrea. Andrea, se ti sposti leggermente, vediamo anche Andrea che ti ha dato un bel 10. Michele. E Michele, 10. Terza canzone, Stefania. Filastrocche e tiritere. Scusate. Oh, scusa. Non è una trasmissione, è una gara in seguimento. Io chiedo perdono, mi fanno cenno di correre, io mi dimentico addirittura tutta una fila di votazione. Su, tocca a voi, alzate le palette, abbiamo visto la prima fila. Seconda fila, 8, 9, 10, 10, 10, 7, 6, 6. Allora abbiamo detto già il titolo della terza canzone. Filastrocche e tiritere. Filastrocche e tiritere. Fila, su, sulle palette, coraggio, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 7, 10, tocca a voi, presto perché sennò i vostri genitori perdono 2 minuti di gol, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 7. Quarta canzone. Un maggiolino speciale. Votazione prima fila, 8, 7, 8, 7, scusate, c'è la nostra calcolatrice elettronica che si è inceppata, allora ricominciamo da capo, mi fai vedere, 8, 7, 8, pensate dopo 30 anni si vota ancora così allo Zecchino d'Oro, 10, 9, 10, 8, giù, tocca a voi lassù in cima. Senza ballo. 9, 7, 10, 10, 10, 10, 8, 9. Ci avevano offerto una straordinaria calcolatrice giapponese, noi abbiamo detto no, noi continueremo a votare con le palette. Vero Mariele? Qual è la canzone che arriva adesso? Cane e gatto. Ma quando i gatti
Tocca a voi, prima fila, tu. Beh, qua, oh, me lo fai vedere? Me lo fai vedere? Vedo tutti 10. E voi lassù in cima? 10, 6, 7, 8, 10. 9, 10, 10, ultima canzone in gara. Pablo ci presenta Noi. Un otto soltanto. 10, 10, 9, 10, 9, 9, 6. A voi qua giù. 8, 8, 7, 10, 8, 8, 10, 10. E non vi dico ancora qual è la canzone vincitrice dello Zecchino d'Oro. 88, abbiamo ancora 2 minuti, adesso finalmente mi dicono che a me interessava moltissimo farvi conoscere Roberta. Roberta, vieni qui. Roberta, ieri è arrivata. Roberta, vieni qua. Ecco, sediamoci un attimo, abbiamo un po' di tempo prima di sapere chi ha vinto lo Zecchino d'Oro. L'anno scorso è stata seguita da molti la trasmissione serale dello Zecchino d'Oro, che è andata in onda di domenica, e vi è piaciuta evidentemente. Allora io vorrei darvi un consiglio: perché non ve lo fate da soli lo Zecchino d'Oro? Potete farvelo in casa, dovete prendere dei bambini, fateveli voi o fateveli prestare e chiacchierate con loro, parlate con loro, perché oggi, io l'ho già detto, si parla molto di bambini ma si parla poco con i bambini. Perché parlando con i bambini ecco che vengono fuori cose straordinarie come questa. Io ho incontrato Roberta e mi ha detto: io non so cantare, ma io ti voglio raccontare una storia. Lei le chiama barzellette. Io, se c'è una cosa che proprio non posso soffrire, i bambini che raccontano barzellette, però da Roberta vi assicuro che è uno spasso sentirla. Roberta, ce la dici una barzelletta prima di sapere chi ha vinto? Mm-hmm. Quale ci dici? Vi posso dire 2 barzellette. Ma resta una, dai. Quella che mi hai raccontato oggi, quella delle galline. Mm-hmm. Dai, vieni qua, vai al microfono. Dai. Oh. Ecco. Oh. Dai.
pensando. Ah, sta pensando, scusate. Roberta pensa. Ho capito com'è adesso. Roberta, se non cominci dobbiamo chiudere, eh? Ce la racconti sta barzelletta? C'era sì, che ve la racconto. E allora dai, forza. Allora, c'era un signore che aveva delle galline e passò un poliziotto e gli disse: senta, che cosa gli dà da mangiare a queste galline? Quello che mangio io, prosciutto, penne, pasta ragù, polpette. Delinquente, queste cose le galline non si danno! 1.000.000 di multa! Ma veramente? 1.000.000 di multa! Allora lui gli paga 1.000.000 di multa. Dopo un mese ripassa questo poliziotto e gli disse: senta, che cosa gli dà da mangiare a queste galline? Grano, gran turco, proteine, vitamine. Delinquente! Queste cose alle galline non si danno! 1.000.000 di multa! Ma veramente? 1.000.000 di multa! Allora lui pagò 1.000.000 di multa. Dopo un mese ripassò questo poliziotto e gli disse: senta, che cosa gli dà da mangiare a queste galline? Ascolti, io a queste galline gli do i soldi e si comprano quello che vogliono. Io chiedo, c'è il tempo per un'altra? Fatemi segno di sì o di no. No, non c'è tempo. Vabbè, allora, non c'è tempo. Ma allora io vedo qua gli amici di Big e del Sabato dello Zecchino, la dovete far tornare, perché l'altra che ha, vi assicuro, è proprio divertente. Va bene. Ciao bella! Ciao, volevo salutare anche Alessandro. Alessandro! Alessandro! Quello dorme, Alessandro. Intanto è arrivata Chiara che mi ha portato il... Alessandro, vieni qua. Cosa mi dici di questa trasmissione? Com'è andata? Bene. Bene. Possiamo stare tranquilli? Tranquilli. È andata bene. Sì, tu sei soddisfatto? Sì. Tu l'avresti fatta meglio di me? L'avresti condotta, l'avresti presentata meglio di me? Non sarei riuscito. Oh, che modesto, che Alessandro. Io sono sicuro che Presti veramente è stato più bravo di me. Ciao Alessandro, grazie anche a te di essere stato con noi, grazie a Chiara, grazie a tutti quanti. Ebbene, e qui ho il titolo della canzone che ha vinto. Figuratevi cosa gliene importa a quei bambini lì, guardali, stanno facendo dispetti, si tirano le trecce. E questo è molto bello perché, ripeto, questa cosa interessa soltanto ai grandi. Noi diciamo a tutti i bambini che sono venuti qui allo Zecchino d'Oro: ritornate a trovarci, vi portate, i bambini che sono venuti dall'estero, vi portate un pezzettino del nostro amore, dell'entusiasmo con il quale noi vi abbiamo accolti qui a Bologna, e spero che questa resti un'esperienza simpatica da ricordare per tutta la vita, come è successo a tutti i 500 bambini che si sono succeduti allo Zecchino d'Oro. Io devo dire un grazie anche a tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione, a Benetton che ha vestito così bene i nostri bambini del piccolo coro, e addirittura era riuscita a fare anche la Benetton i vestiti per i nostri cavallini. Devo ringraziare
l'RCS Rizzoli Libri, Sultano Bologna, il Bagaglino, Giusti Abbigliamento, eccetera, e tutti gli amici che vogliono bene all'Antoniano. Ricordo ancora, mando un saluto al dottor Farina che ci sta ascoltando dell'UNICEF, e ripeto, perché lui ci tiene moltissimo, quando si parla di lui ha dato la sua salute per l'UNICEF e noi gli facciamo tanti auguri e ricordiamo il motto dell'UNICEF, ricordiamolo ancora una volta, aiutate l'UNICEF in tutto il mondo perché l'UNICEF aiuta tutti i bambini che soffrono. Ciò detto, la cosa meno importante di tutte, però non per l'autore, perché vince questo 31esimo zecchino d'oro, rullo di trombe, quella cosa lì, la canzone, dove è andata? Eccola qua, era difficile saperlo, eh? Cane e gatto! Vorrei però qua tutti i bambini che hanno cantato, bello, tutti qua. Ecco, venite dietro. Guardate come sono disperati perché la loro canzone non ha vinto. Ecco. No, e tu restituiscili il suo. Ma guarda che dispettoso questo qui. Guardalo lì. Proprio alla nostra amica di Castellammare. Allora, mettetevi lì. Stefania, vuoi venire anche tu a salutare? Mariele, anche Mariele, l'applauso se lo. E una volta tanto non dimentichiamoci dell'autore che l'abbiamo qui. Ecco, me ne stavo dimenticando. Ecco, è la seconda volta che il maestro. Grazie. Lei è il maestro? Maestro Rinaldi. Maestro Rinaldi, è la seconda volta che vince lo zecchino d'oro. La prima volta con Riprendiamoci la nostra fantasia e questa sera con Cani e gatti. Questa canzone, cane e gatto, mi perdoni, ho detto cane e gatto, ci tengo. Questa canzone è stata dedicata a Celentano e a Montesano e noi gliela. Maestro, questo è lo zecchino d'oro, grazie ancora. Velocemente. Io avrei un desiderio, vorrei chiedere a Mariele se è possibile cantare il ritornello della mia canzone. No maestro, siamo proprio in chiusura di trasmissione. Signori, a tutti voi, grazie a tutti voi che ci avete seguito. State in pace, state allegri, sereni e pensate alla salute che è la cosa più importante. Ciao, a ritrovarvi così l'anno prossimo. Anche voi! Anche sì!